Se vuoi avere successo nella vita, Bandecchi, devi buonasera. essere bello. Cos'è? Perché se sei un mostro non puoi avere successo nella vita. Certo. Cazzarola, guarda lui, guarda qui. Ti sembra, no. Fai vedere, c'è un dente sì e quattro no. Ma chi se ne frega dell'aspetto fisico? Ma non può fare qualcosa di importante nella vita, no, ma anche non se è un vero. Bravo ragazzo. Sì, ho capito. Ma non voglio deriderlo. Però lo sta facendo, Sono un pragmatico. No, è maleducato. Guarda lei, lei è caruccia. Sì. La vedi, no? Sì, guarda, sì, viene sì, più dentro, che cazzo. Importa, lei è caruccia. Stia calmo. Ma non è così figa da poter diventare la principessa di Monaco. Ma perché annuisce lei? È pragmatismo, sono figlio di camionisti. Ho capito. A lei così magari le apri una stireria. Ma chi se ne frega? Non è bella vedere la stireria, che cazzo, ma non la puoi... far diventare principessa. Ma che ragionamenti sono, scusi? Ma dico questo, lo sai perché dico perché questo? Perché dice queste cose? Perché io ho un patrimonio da 3 miliardi di euro. E vabbè, buon per lei. vabbè, va bene. E se continua a fare sta voce qua? Sì. Mi distruggo la gola. Esattamente. Vai a fare in culo te e tutti i tuoi amici. Allora e se mi candido alle europee solo per mandare a casa tutti quei politici drogati che rompono il cazzo col cambiamento climatico. Quello è fondamentale, il cambiamento climatico. Poi a maggio tengono chiusi gli stabilimenti balneari. Vabbè, questo quando però... uno potrebbe andare al mare, abbronzarsi, diventare figo. Vabbè. Continua a bere però. E magari trombarsi una bella turista no. No, non ci interessa. Ma non lo puoi fare. Ma non è un problema per l'Italia. Perché le cabine sono smontate, ti tocca rimandare la chiamata a giugno. No, ma non si esprima così. Ma queste cose te le posso dire perché da figlio di camionisti... Ho capito che figlio di camionisti... Ho imparato ad essere pragmatico. Ma non è pragmatismo. E non a caso il mio stipendio era di 4 milioni di euro. Va bene, buon per lei, ma cosa... Cosa cazzo volete che me ne freghi a me di entrare in Europa e guadagnare 20.000 euro al mese? Ma allora non si... 20.000 euro al mese, li spendo solo per ripagare le cure mediche a quegli incompetenti che prendo a sganassoni quando rompono i coglioni a me. Stia calmo. Perché secondo loro non posso candidarmi in Europa perché sono sindaco. Sì, ma non si usa la violenza però. Mentre loro mettono sul simbolo il nome di un morto, Tombaroli Necrofili. No, ma quello è un modo. Ma ora io vado dall'ordine dei medici di Terne e spacco tutte le gambe. No, la violenza così non nella si usa. ZTL ci entrano gratis, ma in ambulanza. Senta, ma lei non può dire queste cose. Lo dico perché questo paese è fermo al 1945. In che senso? Va rifondato. Ma sì, va rifondato. Va rifondato. E posso farlo solo io. E lo sa perché? Perché io, cazzo, benché gestisco 16 aziende. Va bene, bravo. Guadagnavo 4 milioni all'anno con un patrimonio di 3 miliardi. Allora... A differenza di quei politici decerebrati di sta cippa che non si trovano neanche il cazzo per cambiare l'acqua e le olive. Bandecchi, la prego. E questi insetti, inetti, hanno paura che entri in politica. Ma non hanno paura. Ma non sanno che io se entro in politica gli farò un favore ai perché politici. Li aiuterò ad evacuare perché quando mi vedranno a Palazzo Chigi... Sì. Si caccheranno le mutande. No, la prego, Bandecchi. Però scusi, lei quindi ambisce, è ufficiale, a diventare Presidente del Consiglio? No, non hai capito un cazzo, io non ambisco, io diventerò Presidente del Consiglio. Sembra una minaccia. Porca puttana, perché questo paese ha bisogno di un pragmatico che sappa piegare a metà sto cazzo di tavolino. Ma non serve la violenza, no. Tu che sei bruttarello, io. Vieni qua, ripara il monitor che si è rotto il tavolino. No. Testa di cazzo. La prego. E tu che sei passabile, vieni con passabile? Me. Ma che passabile, la prego. Dobbiamo cercare una cabina dove poterci scambiare il cibo con piacere, la faccia degli impotenti che non aprono gli stipendi balneari. La prego, gli stabilimenti balneari. No. Si è rotto il monitor.